c'est une dévotion qui est que j'ai découvert petit à petit. È una devozione che ho scoperto poco a poco negli scout e che ho potuto poi sviluppare come mia vocazione. Sono seminarista e ho avuto l'opportunità di fare un pellegrinaggio a Paray-le-Monial dove ho scoperto questa bellissima devozione. Pellegrinaggio a Paray-le-Monial dove j'ai pu découvrir justement cette belle dévotion. Il nome di Maria Margarida è molto simile a quello della santa che ebbe le visioni del Sacro Cuore di Gesù. È una devota e ha provato un'emozione particolare visitando il luogo delle apparizioni. È speciale sapere che ho una santa al quale posso essere devota, che porta il mio nome e che ha una storia tanto bella con il Sacro Cuore di Gesù. Ho avuto anche la grazia di andare a Paray-le-Monial. Stava facendo un pellegrinaggio diretto a Tese, non era programmato di passare da lì, ma ho avuto la grazia di visitare la cappella, il luogo in cui Gesù mostrava il suo cuore a Santa Margherita Maria Lacoque. Gesù si manifestava, né? Mostrava il suo cuore a Santa Margherita Maria Lacoque. In realtà la devozione è profondamente radicata nella scrittura. Il cuore di Dio è il personaggio principale che discende direttamente dalla Bibbia. L'amore di Dio, la misericordia di Dio che emana dal cuore di Dio. Ma nel XVII secolo la pietà per il Sacro Cuore di Gesù e l'autentica adorazione del Sacro Cuore assunsero una nuova forma attraverso Suor Margherita Maria Alacoque e le sue visioni. Come molti veggenti non fu subito accettata, ma insistette nel promuovere questa devozione al Sacro Cuore, soprattutto la venerazione del venerdì come giorno della crocifissione di Gesù. Le visioni di Santa Margherita Maria Alacoque furono diffuse anche dal suo confessore, che era gesuita. Perciò l'ordine continua a diffondere ancora oggi questa devozione. I gesuiti sono intimamente legati alla diffusione della devozione al Sacro Cuore, per via del ruolo ricoperto da Claudio della Colombière. San Claudio fu un protettore di Margherita Maria, credeva nell'autenticità della sua devozione e delle sue visioni. E da allora i gesuiti hanno avuto un ruolo importante non solo nel diffondere le sue rivelazioni, ma anche nel promuovere questa bella devozione al Sacro Cuore nel mese di giugno. La Chiesa celebra la festa del Sacro Cuore di Gesù il primo venerdì dopo la festa del Corpus Domini, ma tutto il mese di giugno è dedicato al Sacro Cuore di Gesù. È una di quelle feste che vengono dopo la celebrazione di una lunga serie di feste cristiane molto importanti, dalla Pasqua alla Pentecoste, che sono realmente il cuore del mistero cristiano. Sacro Cuore di Gesù, confido in te.